Ciao Nick, eccomi, finalmente sono riuscita a registrare il Chuck Book Tag che ho realizzato con Nick del canale Duca Von P. E se non lo conosci, sei una brutta persona. Vai a cercarlo immediatamente, anzi no, aspetta di vedere il video e poi vallo a cercare e iscriviti perché è un tipo fuori di testa. Ok, allora, di cosa tratta questo tag o tag? Non ho ancora capito come si dice, ma va bene lo stesso. Si tratta di 10 punti con delle descrizioni praticamente a cui abbinare un libro. Ovviamente le descrizioni sono ispirate al mondo del cinema. Partiamo. Punto primo, non ho detto che 5 domande le ho ideate io, e cioè 5 punti le ho ideati io e 5 Nick. Allora, mi hai anche messo un po' in difficoltà, ti dirò la verità. E forse ti ho anche copiato. Ok, dopo questo intro infinito, passiamo al punto numero 1. Oscar maschile. Io non potevo non dare l'Oscar maschile a Darcy, cioè io, Mr. Darcy, non solo a livello proprio cinematografico, perché nel film io sbavavo per quell'uomo, ma anche proprio nel libro io ho adorato il suo personaggio, così schivo, introverso, quasi misterioso, però poi passionale, cioè io, Darcy forever, tutta la vita. Ovviamente, punto 2, un Oscar femminile, e qui. Adesso mi direte, ma te sei una bacchettona? Io non sono una bacchettona, ma ho letto un libro, cioè, o meglio, forse lo ero e non lo sono più. Vabbè. Ho letto un libro che si chiama La mia natura al fuoco di Louise de Wolde, e praticamente è la vita di Santa Caterina di Siena. È un romanzo e io l'Oscar lo do a Caterina Benincasa perché è un personaggio. Cioè, veramente che mi è piaciuto tantissimo. Io l'ho adorato e quindi Oscar femminile a Caterina Benincasa, ovvero Caterina da Siena. E così ti ho presentato anche un libro che non avresti mai pensato di poter leggere, ma merita. Punto numero 3. Chi merita una stella ad Hollywood? E qui altro libro della sfera cattolica, ma che io ho adorato perché a Natale, insomma, si pensa sempre a Gesù bambino che porta i doni, cioè noi poracci diciamo Babbo Natale perché Gesù bambino aveva altro da fare, magari. Comunque, si trascura tantissimo il personaggio di Giuseppe, L'ombra del padre, è un romanzo scritto da Jan. Questa pronuncia qua te la evito perché potresti veramente avere dei disturbi. È il romanzo di Giuseppe, la storia di Giuseppe. Io questo libro l'ho adorato, è fantastico, è un libro veramente reale che rivive il percorso della natività sotto lo sguardo e i timori e proprio il fare paterno di Giuseppe. Che vabbè, tutti conosciamo Giuseppe, però secondo me è un personaggio biblico che viene molto messo da parte, cioè dopo che ha portato Maria nella grotta e ha partorito, boh, basta, di Giuseppe si sa ben poco, praticamente niente. Qui c'è veramente un libro interamente dedicato a lui e secondo me lui merita una stella a Hollywood perché è un grandissimo personaggio, quindi leggi anche questo. Punto numero 4. Un libro che speri diventi un film. Allora, io spero diventi un film il libro che sto leggendo, ovvero L'isola delle farfalle. Sono andata avanti non tantissimo, mi manca questo pezzetto qua, però vabbè. È un libro, allora, che spazia tra la Germania, l'Inghilterra, lo Sri Lanka. Cioè, respiri atmosfere, colori, situazioni che, cioè, io veramente sarei curiosa di vedere se fosse un film che cosa ne uscirebbe. Quindi questo. Punto
numero 5, ho già perso il conto, ok? Un libro da cui hanno tratto un film che però non ti è piaciuto e qui a me dispiace infinitamente perché io il libro l'ho adorato, ma il film non l'ho amato tantissimo. Sto parlando di Storia di una ladra di libri da Marcus Suzak. Sì, la mia pronuncia è sempre fantastica. Questo è un libro bellissimo, un libro che ti rapisce. Io col film a tratti mi sono anche annoiata. Non lo so, forse non ero ispirata per guardarlo, ma mi sono forzata, non ne ho idea. Fatto sta che il film non l'ho amato così tanto come invece ho amato il libro. Punto numero 6. Un libro di cui esiste il film che non vedi l'ora di vedere. E qui ne ho due. Uno che, vabbè, sto solo a nominare, primo perché non ce l'ho, perché l'ho prestato a mia suocera, e secondo perché basta nominarlo, che già mentalmente ti appare la copertina, ed è Io prima di te. Ovviamente io il trailer l'ho visto dappertutto, TV, Facebook, YouTube, cioè me lo sono veramente guardato in ogni salsa, e non vedo l'ora di vedere il film, perché io ho amato alla follia quel libro. E il secondo libro da cui è stato tratto il film che non vedo l'ora di vedere è, e qui ti copio, mi sa, è La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Io voglio troppo vedere questo film perché anche se ad alcuni non è piaciuto il libro, a me è piaciuto da matti e non vedo l'ora di vedere il film. Punto numero 7. Sì. Un film migliore del libro. E qui ho due libri. Allora, tutti e due per lo stesso motivo, ovvero essendo due libri fantasy, quindi dove la fantasia la fa da padrona, dopo aver visto il libro ho apprezzato ancora di più cioè, scusa, dopo aver visto il film ho apprezzato ancora di più il libro perché la mia fantasia, a quanto pare, mentre leggevo era abbastanza limitata. Il primo libro di cui ti parlo è Spiderwick, Le cronache. Questa è già la locandina del film, perché quando ho comprato il libro, il film era già uscito, io però l'ho visto dopo. Mi era piaciuto il film, cioè il libro mi era piaciuto, ma quando poi ho visto il film e quindi proprio visto concretizzarsi i mostri, la casa, tutto, non lo so, l'ho amato ancora di più. E l'altro libro che mi ha fatto amare alla follia l'intera saga. È Harry Potter e la pietra filosofale. Allora, questa è un'edizione vecchia perché io i primi tre volumi li ho di questa edizione, che non so neanche che cacchio di edizione sia. Di che casa editrice è? Boh. Ho dei problemi a capire la casa editrice, ma facciamocene pure una ragione perché non lo so. Vabbè, comunque sia. Vediamo se c'è. Ah, Mondadori. Ecco. Talmente vecchia che non ha neanche la scritta qui sotto. Vabbè. Comunque, i primi tre volumi della saga sono in questa edizione. Allora, avendo io letto il libro non in età adolescenziale perché ero già abbastanza a grandicella, l'ho apprezzato, però non mi ha appassionato così tanto. Bada bene, io i primi tre volumi li ho letti prima di vedere il primo film, perché sì, li ho letti tutti e tre in un colpo. E forse appunto perché non ero così infantile, nel vedere il film mi si è aperto un mondo. Cioè, veramente, nel vedere questo castello di Hogwarts, nel vedere Hermione, le espressioni dei loro visi, cioè, tutto io ho amato, amato, amato alla follia l'intera saga. Quindi poi sono diventata Harry Potter dipendente. Punto numero 8. Un libro che non conoscevi e che hai amato dopo aver visto il film. E qui, caro Nick, ti copio spudoratamente perché abbiamo avuto lo stesso pensiero. E sto parlando di Un ponte per terabitie.
libro che, e film ovviamente, che mi ha fatto piangere in un modo esagerato, perché veramente mi ha strizzato il cuore, e cioè io non lo so, io non ho mai pianto così tanto, però libro adorabile. Bellissimo, sull'amicizia, sulla morte, su bello, 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 film, libro. Yes, ok. Andiamo al punto numero 9 e abbiamo quasi finito. Un romanzo talmente vivido che ti è sembrato di vedere il film. Allora, qui purtroppo devo parlare di un tema che per me è sempre vivido, nel senso che io quando affronto libri con queste tematiche io non riesco a non immedesimarmi completamente, cioè proprio non, infatti sono libri che cerco di evitare come la peste perché so di starci un male cane, però che mi attraggono come calamite, e ti sto parlando di Il bambino senza nome di Mark Kurzem, e ovviamente ti sto parlando di La Shoah. Questo è un libro veramente bellissimo, è un libro di, ti dico anche quante pagine perché è bello cicciotto, di 438 pagine, scritto abbastanza grande, bellissimo, è un libro che veramente, cioè mi sembrava di essere lì con questo bambino e purtroppo, comunque, ok. Passiamo all'ultimo punto, un po' più frivolo e che sinceramente mi ha messo in difficoltà, ovvero, aspetta, un attore o un'attrice che sogni interpreto e interpretino un romanzo che hai amato. Allora, qui potevo scegliere o solo un attore o solo un'attrice o entrambi. Siccome io sono cretina, e quando poi sono in difficoltà, annaspando, raccatto, però effettivamente rileggendo i nomi che mi sono segnata, sono fermamente convinta della mia scelta. Allora, mi piacerebbe vedere al cinema il film della metà di niente di Catherine Dunn, non lo so, è irlandese, quindi non ne ho la più pallida idea. E mi piacerebbe che gli attori che interpretassero i personaggi di questo film, che principalmente è l'attrice femminile, allora, come attori maschili adorerei vedere quel gran figo di Raoul Bova, perché scusatemi, ma quest'uomo più invecchia e più diventa gnocco, o Luca Argentero, perché anche lui ha il suo gran perché. Ah, io mi sono basata su attori italiani perché sinceramente sono stufa di sempre questi film americani e vorrei che il cinema italiano diventasse un po' più importante, insomma. E come attrici femminili io ne adoro due in particolare, perché poi ce n'è molti di più che mi piacciono. Però mi piacerebbe vedere Nancy Brilli, perché in questo caso la protagonista femminile non è proprio una giovincella, insomma, non è che ha 30 anni, quindi è una donna vissuta con tre figli, quindi cioè, voglio dire, ok. Quindi Nancy Brilli mi piacerebbe molto vederla, oppure una attrice che di sicuro non è nata come attrice, anzi, il suo personaggio è nato per caso. E l'ho seguita fin da allora perché ha un anno più di me, quindi diciamo che siamo lì. Un anno più di me o un anno meno di me? Sai che non ricordo. Vabbè, comunque sto parlando di Ambra Angiolini. Devo dire che la prima volta che avevo saputo che aveva iniziato a fare film, boh, ho detto, vabbè, cioè, sei nata per fare non nella Rai, sinceramente. Saltavi, facevi la cretina con sto auricolare, boh, sarai in grado di far l'attrice? Invece, secondo me, ho visto un paio di film dove c'era lei, non mi è per niente dispiaciuta, anzi, grande Ambra, continua così perché veramente mi piaci. Quindi, se per caso ti venisse voglia di fare l'attrice in questo film, cioè in questo libro, La metà di niente, io ti guarderei.
Spero di non essere l'unica. Comunque, questa è la fine del tag o tag e devo taggare. Si dice taggare o taggare a questo punto? Vabbè, comunque, voglio nominare, ti è così, Jessica del canale Books and Muffin, Lia del canale Parole di Panna, perché hai detto che devi fare più tag, quindi beccatelo. Se hai voglia, Letizia del canale Letizia GD, di fare questo tag, mi farebbe piacere. Scriverò i punti sotto dai, hai capito, in descrizione, così almeno se per caso tu che mi stai guardando non hai un canale, ma hai voglia di rispondere anche solo a una domanda, non fai altro che segnare il numero della domanda e scrivere la tua risposta, che così almeno ci scambiamo le nostre opinioni, magari scopro dei libri che non conoscevo e quindi ben venga, perché la mia wishlist ha bisogno di essere allungata ulteriormente. Ho troppi pochi libri segnati. Vabbè. Ok. Nick, spero che questo video ti sia piaciuto. Lo dico a te in particolare perché ovviamente l'abbiamo ideato insieme, quindi. Però spero anche a te che mi stai guardando che questo video ti sia piaciuto. Ti ringrazio per avermi dedicato il tuo tempo. Ah, Vale di Vale Libri, volevo taggare anche te, ma Nick mi ha fregato e quindi, vabbè. Però fallo sto video che voglio vederlo. O forse l'hai già fatto. No, ma io sono proprio rincoglionita. Non farci caso. E quindi chiunque abbia voglia di fare questo tag. Lo faccia, si senta libero di sentirsi taggato e basta. Facciamo che ti saluto perché sto straparlando e adesso mi sembra di essere deficiente, ok? Ciao, al prossimo video. Ciao ciao.